L'intensità delle onde elettromagnetiche, detto anche irraggiamento, viene definita in modo identico a come si fa nel caso delle onde meccaniche e in particolare delle onde sonore, cioè è data dalla quantità di energia che attraversa ciascuna superficie sferica centrata intorno alla sorgente al secondo. L'unità di misura infatti è la stessa, watt su metro quadrato. Per esempio, immaginiamo una sorgente che poi è un'antenna che emette onde elettromagnetiche e che ha per esempio la potenza di 10 watt. Vuol dire che emette 10 joule al secondo di energia radiante, cioè di energia elettromagnetica. Allora prendiamo per esempio una superficie sferica distante 1 metro dalla sorgente, quindi di raggio 1 metro, e vogliamo calcolare l'intensità della radiazione elettromagnetica in ciascun punto di questa superficie. Allora dobbiamo dividere i 10 watt per questa superficie sferica che è di circa 12,6 metri quadrati e il risultato è circa 0,80 watt su metro quadrato. Intuitivamente questo valore significa che ogni secondo 0,80 joule di energia radiante, cioè di energia elettromagnetica, attraversano questa superficie sferica di raggio 1 metro. Quindi l'intensità della radiazione elettromagnetica, come anche quella delle onde sonore e meccaniche, è un concetto locale che va misurato in un punto, quindi locale, a una certa distanza, in questo esempio 1 metro, dalla sorgente puntiforme. Qui ho riscritto l'esempio che ho appena fatto adesso a voce. Come nel caso delle onde meccaniche e sonore, l'intensità dell'onda elettromagnetica può essere anche data facendo riferimento non alle proprietà della sorgente e quindi la sua potenza d'emissione e la distanza alla quale ci mettiamo a misurare dalla sorgente, ci mettiamo dalla sorgente per misurare l'intensità dell'onda elettromagnetica, ma invece può essere data facendo riferimento alle caratteristiche di una superficie assorbente, cioè che riceve questa energia elettromagnetica. Una superficie di area S' disposta perpendicolarmente alla propagazione dell'onda elettromagnetica e che riceve ogni secondo una certa quantità di energia, quindi riceve una potenza P'. Come esempio si può fare quella che si chiama la costante solare, cioè i 1350 più vicino a 1360 in realtà watt al metro quadrato che riceve la Terra, precisamente nell'alta atmosfera, cioè disponendo una superficie di 1 metro quadrato perpendicolarmente ai raggi solari e ponendola nell'alta atmosfera, allora su questa superficie incidono 1350-60 joule di energia ogni secondo, 1350 joule di energia radiante ogni secondo su ogni metro quadrato di superficie terrestre, trascurando l'assorbimento atmosferico. Dunque, l'intensità dell'onda elettromagnetica o irraggiamento espresso attraverso le caratteristiche della sorgente e l'intensità elettromagnetica o irraggiamento espresso attraverso le caratteristiche di una superficie che riceve l'energia elettromagnetica.